Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Apple Blog, rieccoci qui con un nuovo video. Finalmente oggi parleremo di come saranno i nuovi iPhone 6S e 6S Plus che molto probabilmente verranno presentati il 9 settembre nel solito keynote che viene fatto ogni anno da Apple e rilasciati molto probabilmente tra il 18 e il 28 settembre di quest'anno naturalmente. Come al solito ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace e una condivisione su Facebook per supportare il mio lavoro e detto questo possiamo iniziare con il video. Partiamo dal design ragazzi, il design. Sappiamo che Apple si è sempre comportata in modo un po' particolare, ovvero ha fatto il 2G, poi 3G, 3GS identici, 4, 4S uguali, 5, 5S e adesso si presume che il 6S sarà esattamente identico al 6. Molto facile aspettarsi questa cosa. Quindi il design esterno rimarrà esattamente lo stesso, mentre avremo notevoli cambiamenti all'interno del dispositivo. Viene però aggiunta, confermata, una nuova colorazione che deriva esattamente dall'Apple Watch, colore oro-rosa. Questa volta quello che vedete adesso non è il colore probabilmente ufficiale, ma Apple farà una cosa davvero molto carina. Questo è un rosa un po' troppo rosa, molto probabilmente vedremo una cosa un po' più elegante noi. Comunque aspetteremo l'evento per vedere di cosa si tratta. E un'altra cosa di notevole importanza, però sempre che riguarda il design, abbiamo un aumento dello spessore di 0,2 cm, quindi abbiamo solo 2 mm in più che sono necessari per un po' di cose ragazzi, in particolare per la resistenza. Noi sappiamo quante polemiche c'erano state per il fatto che l'iPhone si piegava, adesso questa cosa non succederà più, anche perché è stato modificato il materiale con cui verrà costruito questo iPhone. Il materiale è esattamente quello, l'alluminio serie 7000 che è utilizzato per la costruzione degli Apple Watch Sport, che garantisce un 60% in più della resistenza ma con lo stesso peso, quindi un miglioramento sotto questo punto di vista. E inoltre questo aumento di spessore consentirà anche di aumentare la batteria, la grandezza della batteria, quindi avremo più batteria in questo iPhone. Non ci sarà un upgrade per il display come molti si aspettavano, avremo lo stesso LCD con la solita risoluzione per i due dispositivi. L'unica cosa che verrà cambiata è il materiale con cui è fatto questo display, la stessa casa produttrice del Gorilla Glass 4 che abbiamo in molti altri dispositivi Samsung anche, e non sarà un Gorilla Glass, però garantirà una resistenza molto simile a un display in cristallo di zaffiro che comunque Apple non ha potuto installare in questi dispositivi per una questione di soldi naturalmente, però questa è una valida alternativa molto resistente soprattutto al graffio. E inoltre sempre parlando dello schermo abbiamo il nuovo Force Touch che molti stavano aspettando, l'abbiamo visto in Apple Watch e anche nel trackpad dei nuovi MacBook, che consentirà di utilizzare una serie di gestioni, una nuova interazione scorciatoia all'interno di iOS 9 che sarà perfettamente integrato con i nuovi dispositivi, in modo da avere tutta questa serie di gestioni particolari che abbiamo già visto in questi altri dispositivi che sono già stati rilasciati. In che cosa consiste brevemente questo Force Touch? Noi possiamo premere il dispositivo di iPhone più forte o meno forte per avere delle diverse risposte dal dispositivo stesso che saranno comunque abbinate all'hardware che sarà studiato specificatamente per iPhone 6S e 6S Plus, a differenza di tutti gli altri iPhone naturalmente che non avranno questa nuova tecnologia. Vi ricordo ragazzi che se avete qualche idea, qualcosa che vi piacerebbe vedere introdotta in questi nuovi iPhone, potete scrivermelo qui sotto nei commenti, io vi risponderò come sempre in modo da fare anche una breve chiacchierata con voi, tanto siete sicuri al 100% che io vi risponderò ai commenti in modo da vedere cosa potrebbe magari venire fuori, se ci sono delle altre novità che magari ho tralasciato, mi potete anche aiutare in questo modo. Come al solito abbiamo un upgrade del processore, che questa volta sarà un Apple A9, come ogni generazione viene comunque aggiornato, con tecnologia a 14 nanometri, e inoltre una Logic Board più piccola che davvero riuscirà ad implementare il tutto all'interno. Questo consentirà soprattutto di avere una batteria più capiente, di avere una doppia velocità in LTE che passa dai 150 megabit al secondo a 300, e anche una migliore dissipazione del calore, quindi avremo un dispositivo che si riscalda di meno. Da non tralasciare ragazzi l'aggiornamento della RAM, molto importante per quelli che dicono che l'iPhone ha una RAM molto scadente, che poi abbiamo verificato non essere vero per tutta la questione di compatibilità che non voglio ritirare fuori un'altra volta. Abbiamo 2 GB di RAM finalmente, tecnologia LPDDR4, quindi una buonissima RAM che garantirà prestazioni notevolmente migliori, e infine si presumono 3-4 core, quindi abbiamo un aumento anche dei core del dispositivo che di sicuro fa bene. Si pensa anche verrà rimossa la versione base da 16 giga, io spero veramente succeda, anche perché 16 giga ormai al giorno d'oggi sono diventati inutilizzabili,
anche perché ci sarà un aggiornamento della fotocamera, aumenteranno notevolmente le dimensioni delle immagini, come fra poco arriveremo a parlare anche di questo, e quindi uno storage di 16 GB per il prezzo base secondo me è troppo basso, visto che non c'è nemmeno la possibilità di inserire un SSD esterna. L'ideale è partire da 32 GB e si pensa succederà proprio questo, quindi 32, 64, 128. La fotocamera, ragazzi, il punto principale su cui l'utente standard basa la scelta di comprare un dispositivo al posto di un altro, è vero. Abbiamo un upgrade finalmente per quelli che dicevano che 8 megapixel erano pochi a 12 megapixel, con una diminuzione anche della dimensione del singolo pixel per farli rientrare nel sensore naturalmente, e questo comporta una migliore qualità delle immagini in situazioni di luminosità comunque normale, mentre nelle situazioni scarsa luminosità forse si potrebbe avere una diminuzione della qualità, anche se di sicuro Apple avrà in mente qualche strategia per evitare che questo succeda, come ovviamente ha sempre fatto. Già la fotocamera di iPhone 6 era molto buona, veramente, a me è piaciuta tantissimo, in particolare per i video, questa volta sarà sicuramente molto meglio. Inoltre c'è la possibilità di girare video a 4K finalmente anche su iPhone 6S e 6S Plus, e lo slow motion, quindi la moviola, disponibile anche per il Full HD a 1080p. Per la gioia degli amanti dei selfie abbiamo anche un aumento dei megapixel della fotocamera frontale a 5 finalmente, adesso è una buona dimensione, il grandangolo per tenere più gente come era successo anche, come avevano messo nel Samsung S6, e anche i video a 1080p. Inoltre sono molto interessanti anche le funzionalità aggiuntive che sono state inserite all'interno di questa fotocamera frontale, come la possibilità di fare panoramiche. Non so a quanto possa servire, potrebbe essere magari interessante, magari proveremo a vedere come funzionerà. Lo slow motion anche in questa fotocamera e un flash, probabilmente, forse, non si sa, non siamo ancora sicuri. La batteria, come abbiamo detto, sarà aumentata, non si sa di quanto, ma un po' sicuramente sarà migliorata, anche grazie alla funzionalità di iOS 9 che comporta una modalità di risparmio energetico molto efficace. Altre piccole novità, ragazzi, sono la possibilità di poter usufruire di un audio in alta definizione grazie ai nuovi connettori che verranno introdotti, e una USB reversibile per la carica, quindi non dovremo più soffrire immensamente quando non riusciamo ad inserire il cavo USB nel caricatore, questa volta potremo farlo in entrambi i lati senza difficoltà, di notevole importanza. Il prezzo, come sempre, ragazzi, rimarrà esattamente lo stesso, al 100% rimarrà quello, quindi come sappiamo abbiamo i prezzi che vi metto qui vicino, quindi potete dare un'occhiata se non li sapete già. Delle caratteristiche invece che non vengono aggiunte sono l'impermeabilità, la possibilità di inserire un SSD esterna o di rimuovere il case dietro per togliere la batteria, il nuovo design, il display in zaffiro come abbiamo detto, e basta essenzialmente. Per poi quelli che invece pensavano sarebbe stato rilasciato una versione economica come l'iPhone 6C quest'anno, purtroppo non avverrà questo, anzi forse neanche purtroppo, perché come dell'iPhone C non se ne frega quasi nessuno, ma comunque sarebbe stata una release abbastanza insensata, perché abbiamo due versioni di iPhone, un'altra versione economica magari no. Abbiamo già il 5S che sicuramente sarà abbassato di molto di prezzo, quindi al posto di un iPhone economico, di un altro che non avrebbe molto senso, l'utente che ricerca un telefono economico sarà reindirizzato all'iPhone 5S, che è di sicuro meglio di un iPhone C. Quindi ragazzi, dal 18 al 28 settembre, se dovete vendere il vostro iPhone, fatelo adesso, perché naturalmente i prezzi dell'iPhone 6 e 6 Plus caleranno notevolmente all'uscita di iPhone 6S e 6S Plus, quindi se volete farlo per magari avere un po' di soldi, risparmiarne un po' nel comprare questi nuovi dispositivi, potete venderlo adesso, ve lo consiglio. Io molto probabilmente non comprerò questo iPhone 6S, ho attualmente un iPhone 6, sono molto contento con questo dispositivo, devo fare degli altri acquisti di cui farò recensioni e cose varie, quindi per quest'anno molto probabilmente non comprerò questa versione intermedia di iPhone, ma probabilmente aspetterò direttamente iPhone 7. Vi ricordo un'altra volta di lasciare un bel mi piace e una condivisione per supportarmi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo naturalmente in altri video nei prossimi giorni sul canale. Se avete qualche commento da fare riguardo a quello che vorreste vedere in questi nuovi iPhone, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Inoltre potete anche propormi un qualsiasi argomento magari da trattare nei prossimi video. Io li accetterò ben volentieri e cercherò di esaudire i vostri desideri. Come sempre vi lascio la pagina di Facebook e di Twitter qui sotto in descrizione, anche di Google+, e noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Leonardo.